Buongiorno, ecco qua. Oggi parliamo di Excel 2013, come creare una tabella e filtri. Allora, qui ho già creato una tabella, questo è il risultato di una tabella e qua, come vedete, posso filtrare la tabella. Vabbè, qua abbiamo celle vuote. Aspetta, possiamo scegliere tutti quelli di 2 euro. E qua esce il filtro. Ma come creare questa tabella? Andiamo nel foglio 2. Ecco qua, facciamo. Per esempio, pane, latte, uova. Mettiamo il giorno della settimana, lunedì. Usiamo la serie e facciamo tutta la settimana. E qua ci prendiamo domenica. Domenica, ok. E mettiamo, questo li passiamo di qua. Aspetta, ops. Ok, mettiamo pane, abbiamo speso 5 euro di latte. E abbiamo preso 10 uova, no, 10 no, ho sbagliato, 10, facciamo 5, 3 euro di uova. Martedì il pane lo compriamo, il latte spendiamo 3 euro, le uova spendiamo 2 euro. Sto facendo soltanto per provare, il mercoledì spendiamo 5, no, 3 euro di pane, 4 euro di latte e 5 euro di uva. Formattiamo le caselle come va tutte. Per formattare selezioniamo tutte, tasto destro, formata celle, andiamo a prendere o valuta o contabilità. Io prendo contabilità, vedi c'è il simbolo dell'euro. Quindi quando le troviamo già tutte formattate, c'è il simbolo dell'euro come prezzo. Come sempre giovedì abbiamo speso 8 euro. Vado a casaccio 6 euro, 2 euro, venerdì 5 euro, 6 euro e 10 euro, sabato 10 euro, 15 euro e 5 euro. Ora per fare la tabella, se vogliamo filtrare, per fare la tabella selezioniamo tutte. Si va su formatta come tabella e scegliamo una di queste. Io per esempio prendo questa qua che mi piace di più, ti dà l'indicazione di tutte le tabelle selezionate. Se abbiamo messo l'indestazione, lasciamo tabella con l'indestazione, altrimenti dobbiamo togliere questa spunta. Io in questo caso la lascio perché l'indestazione lascia che sia lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ok, come vedi mi esce la tabella. Ora questa tabella può essere tipo come questa, vedi? Qui ho usato un altro layout perché come vedi possono uscire, abbiamo vari layout, posso cambiare, una volta che io la seleziono per esempio, adesso posso cambiare il tipo di, ecco, vado qua formato come tabella e cambio, come vedi mi cambia il colore, per esempio questo mi piace di più secondo me, ecco. Andiamo a ritornare sul foglio. Ora se voglio filtrare queste tabelle, ad esempio qua, voglio sapere, no, non si vedono i ciondoli, non mi piace. Cambio di nuovo, formatto come tabella e cambio, metto questo, si vede. Ecco qua questo, si vede di più. Voglio sapere per esempio lunedì cosa ho speso, mio pane, latte, uva, carne, uva. Vedi, ho 2 volte pane, latte, uva, frutta. Insomma, voglio sapere pane. Lunedì, pane. Tolgo la selezione e faccio. No, ho sbagliato, scusami. Devo andare sulla colonna 1 dove c'è il pane. Vado qua, se voglio, voglio prendere soltanto le bevande, per esempio. Ecco qua, mi esce soltanto le bevande. Da questo simbolo piccolino si vede che la casella, che la tabella è filtrata. Ecco,
ritorno a selezionare tutto, seleziona tutto e mi ritorno tutto uguale. Se voglio andare sabato, voglio salire, voglio prendere solo 3 euro, per esempio, no? Deseleziono, deseleziono tutto, quindi ho speso 3 euro, no? Mi dà la colonna che ho speso 3 euro, ho speso 3 euro di latte. Seleziono tutto, voglio prendere, cosa ho speso 2 euro, cosa ho speso, deseleziono, cosa ho speso 2 euro, ho speso 2 euro di pane, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, ma io ho filtrato sabato, quindi devo tenere conto solo della serata di sabato, altro devo tenere conto. Domenica no. Ok, riseleziono tutto, ok. E questa è la tabella. Ecco, ci vediamo alla prossima lezione. Se la lezione ti è piaciuta, mi metti mi piace e condividi. E ti puoi anche iscrivere al canale. Lo so che sono piccole lezioni, però mano a mano miglioreremo. Grazie e ciao.